Buongiorno gente, benvenuti in questo nuovo video. Inizio subito con due dichiarazioni che riguardano appunto il video che stiamo per affrontare. La prima, ho dei nuovi vicini, questo significa che povere creature si stanno trasferendo e stanno facendo dei lavori e quindi finita la pacchia in cui non c'è casino e ci possiamo parlare senza essere disturbati. Oggi infatti sembrano intenti a tirare giù la siepe che arriva alla mia finestra e stanno tagliando qua, proprio sotto la mia finestra. Devo dire che sono a buon punto in realtà. Non so se taglieranno tutto, però che bravi. Tutta questa parte era piena di rami e adesso è molto più pulita. Devo dire una cosa a proposito di questo. Sono qui da una settimana e hanno già fatto un bel po' di lavori e questo mi rende proprio orgogliosa dei miei nuovi vicini, al punto che non mi disturba il fatto che fanno rumori, perché si stanno dando da fare, stanno facendo ordine, pulizie e stanno comunque sistemando la casa, quindi è una cosa positiva e li perdoneremo per questo, perché non possono fare a meno di disturbare in questo momento. La seconda dichiarazione, questa riguarda direttamente me, è il fatto che ho ritrovato anch'io la voglia di fare cose per la casa, quindi di sistemarla, di riordinarla, di migliorarla. E questo non so se ve lo ricordate, però vi avevo già detto in passato che avevo perso completamente la voglia di fare cose per la casa e non sapevo quando sarebbe tornata. Fatto sta che adesso è successo, è tornata e meno male perché un giorno mi sono svegliata e ho detto bisogna fare qualcosa perché non si può andare avanti così. E quindi oggi è quel giorno lì. Oggi è quel giorno in cui cominciamo a sistemare. Siccome ho procrastinato per un po', ci sono anche tantissime cose da fare, ma non mi farò prendere dall'ansia. Non mi farò prendere dall'ansia perché mi sono detta cominciamo e facciamo un pezzo alla volta. Faremo questa stanza qui che ha bisogno di essere un po' riordinata e svuotata per fare spazio alla primavera, alla stagione calda. E tra l'altro, non ve l'ho fatto vedere, però qualche settimana fa in realtà avevo già incominciato a sistemare il bagno, l'ho riordinato, l'ho sistemato un bel po' e adesso sta funzionando molto meglio, le cose stanno più in ordine e devo dire che il modo in cui ho riordinato tutto quanto si è rivelato veramente super comodo. Per oggi abbiamo delle new entry, ho fatto acquisti, abbiamo questo contenitore qui per riordinare delle cose che adesso vedremo insieme, degli altri mini contenitori qua che serviranno comunque forse per il bagno o per degli altri oggettini piccolini da sistemare e lavoriamo con gli armadi oggi, ma non solo. Andremo a sistemare un po' tutto, a toccare anche quei punti un po' nascosti tipo sotto il letto e diciamo così faremo un mega decluttering, riorganizzazione e perché no un po' di pulizie di primavera perché ci vogliono. È un po' che non le facciamo, nel senso che si fanno sempre le pulizie ogni settimana, però quelle un pochino più serie è un po' che non le facciamo. Per cui non mi perderò in chiacchiere, comincio, mi do subito da fare. E come sempre partiremo dagli armadi per poi andare a toccare tutti i punti di questa stanza qui. Quali sono le idee per oggi? Vorrei riprovarci con questo armadio qui perché lo vorrei trasformare in armadio per le giacche. Avvicinandosi alla stagione estiva vorrei appunto spostare tutte le giacche, anche le mie, qui dentro per liberare un po' di spazio nell'armadio in vista dell'arrivo della stagione calda perché le giacche non serviranno e quindi possono stare al riparo qui dentro. È arrivato il momento di fare un punto della situazione. Abbiamo tutte le giacche qui sopra, mie, di mia sorella, di nuovo di mia sorella, di mio papà. Quindi sono riuscita a infilare tutto qua dentro, vi faccio vedere meglio tutto quanto. Però sono avanzate tutta una serie di cose alle quali devo trovare una sistemazione. Ma questo non mi spaventa, è
è una sfida che posso affrontare. Guardate intanto quanto spazio si è liberato nell'armadio, non ci posso credere, sono troppo felice. Nel mentre anche i vicini hanno fatto progressi, io mi sento come se mi avessero tolto qualcosa, perché mi ero ormai abituata alla mia siepe e la consideravo il mio angolino di verde sotto la finestra, però era veramente troppo grande e anche malata, e anche se sono un po' triste, hanno fatto bene a tagliarla. Sono stati super bravi, guardate qua che meraviglia. Ora attacchiamo con quello che avanza. Tra l'altro, una cosa che mi sono dimenticata di dirvi è che il motivo principale di questo decluttering, di questa riorganizzazione della casa, è il fatto che non troviamo mai le cose, né io, né mia sorella, né mio papà. Abbiamo le cose talmente sparse che non sappiamo dove andarle a cercare, e quindi oggi l'obiettivo è anche quello di dare un posticino a ogni cosa in casa e sapere dove andarla a cercare. Ad esempio, tutte le cose da sci, da montagna, le ho messe dentro quella scatola lì, di modo da non doverle più cercare la prossima volta, anche perché l'ultima volta che mio papà è andato in montagna è andato senza occhialini perché non riusciva più a trovarli, e giustamente non vuoi comprare un altro paio se già li hai e sono tra l'altro nuovi, per cui adesso anche le cose da montagna hanno una sistemazione. Queste sono veramente piccole vittorie da festeggiare. Guardate qua che meraviglia! Sono riuscita a sistemare di nuovo l'armadio per bene. Abbiamo qua tutti i blazer e qualche giacchina primaverile, vestitini un po' particolari per uscire, qui sotto ancora qualche maglione perché non bisogna farsi ingannare dalle temperature, dal sole. Poi abbiamo gonnelline, pantaloncini, pantaloni, camicie e tutti i top nelle parti sopra, coordinate per colore, e qui sotto abbiamo qualche jeans. Direi che ci siamo con il mio armadio. Spero in questo modo di poterlo tenere ordinato e piano piano, quando arriva il caldo, di sbarazzarmi di qualche altro maglione per avere un senso di leggerezza in più. Già la parte sotto mi dà un sacco di soddisfazione e non vedo l'ora di poterla sistemare anche sopra un pochino meglio, ma per ora va più che bene. Questo lo possiamo chiudere, ma non lo chiudiamo perché sennò avete il riflesso. Esatto, no, non lo chiudiamo, lo teniamo aperto. Finisco di sistemare un altro paio di cosine e poi mettiamo via le ultime cose, anche perché nel mentre ho lavato i pavimenti, quindi la parte sotto il letto è pronta per essere sistemata, cioè per metterci sotto il contenitore trasparente con delle cosine. Tra l'altro, adesso riderete, ma il contenitore l'ho preso per gli addobbi natalizi, sì, perché finora sono stati lì ammassati, adesso vi faccio vedere dove, però quello spazio lì è sprecato, mi serve, e quindi ho deciso di mettere tutti gli addobbi dentro questo contenitore trasparente e infilarlo sotto al letto, perché non servirà più fino all'inverno successivo, e in questo momento così recuperiamo un bel po' di spazio. Che soddisfazione! Non ve l'ho fatto vedere perché praticamente questo letto qua è fatto in questo modo, ha questa parte qua che è leggermente più bassa rispetto alla rete, per cui per infilare la scatola ho dovuto tirare su la base del letto ed è stato un po' impegnativo, però ci sono riuscita. Praticamente è entrato alla perfezione il contenitore trasparente che ho comprato oggi. Tra l'altro l'ho preso da Brico, e le altre due scatole contenitore con dentro le lucine di Natale. Quindi ho liberato un po' di spazio qui, ignorate un po' il casino perché è work in progress comunque, però
sono riuscita a liberare questo spazio qui. È poco, però utilissimo per nascondere le scarpe invernali, gli stivali, gli stivaloni. E in questo modo posso togliere da qui tutto questo ammasso di scarpe che mi sta facendo impazzire. Voi non potete capire la mia gioia in questo momento. Scarpe sparite. Sparite completamente. Non ci sono né qui né nascoste dietro lo specchio. È una cosa che a me manda giù di testa avere le scarpe in giro. Cioè proprio non riesco a tollerarle. In questo momento le ho nascoste, quelle proprio pesantissime e lunghe, gli stivaloni per intenderci, qua dentro. Li ho puliti ovviamente prima, poi abbiamo un altro armadio per le scarpe qui dentro e poi qualcuna fuori dalla porta dentro questo mobile qua, che non so se vi ricordate, ma l'ho comprato di seconda mano e l'ho montato insieme a Luca, il fidanzato di Olivia. Basta, direi che per oggi è tutto. Rimane ancora da fare un bel po' di cosine, però diciamo che le cose importanti le ho fatte. Ho sistemato l'armadio con i cappotti, ho sistemato gli addobbi e ho sistemato le scarpe. E queste erano le cose che mi premevano subitissimo. Poi in realtà dovrei cambiare vaso alla mia bimba, perché quel vaso lì non le piace tanto. E ho comprato già anche la terra, ho preso la terra per le piante verdi, la Vigor Plant completo per appunto piante verdi, e questa operazione la farò o domani o un altro giorno questa settimana, però adesso devo chiudere perché devo prepararmi e uscire, perché si è fatto tardi nel mentre, anche se non si direbbe perché c'è un sole che spacca, ma questo è il bello della stagione estiva. Basta, vi saluto per oggi, ci vediamo domani o dopodomani, comunque durante la settimana, quando tornerò a casa, tornerò presto a casa per finire insieme a voi di sistemare la casa. Intanto, a tra poco.